Buongiorno a tutti, oggi siamo nella Valle del Sarca, siamo in località Moletta che è subito prima dell'abitato di Arco, sulla destra al semaforo c'è il parcheggio e ora attraversiamo la strada e andiamo a fare il sentiero della maestra. Dopo aver attraversato alcuni campi di ulivi, il sentiero prosegue in questo fitto bosco. Muretti a secco di centinaia di anni fa. Guarda che lavori. Arrivati a questo punto, subito prima di Casa Caproni, giriamo a destra e andiamo a esplorare l'anello delle trincee della Prima Guerra Mondiale completamente ristrutturate. Ecco Norio che inizia l'esplorazione delle trincee. E da qua si domina completamente la Valle del Sarca. Qua alla nostra sinistra Arco, dominata dalla sua rocca. Mentre proseguendo a sinistra ci sono questi muretti a secco e qua davanti a noi casa ex Caproni. Dovremmo essere anche vicini alle cave di Olite. E adesso qua tenendoci a destra della casa ex Caproni entriamo nelle cave di Olite. Sostegno della volta. Nelle cave veniva estratta la pietra olite, detta anche pietra statuaria, utilizzata per la realizzazione di portali, fontane e statue in quanto facilmente lavorabile. Questa roccia nel passato veniva utilizzata principalmente per la produzione di tubi per acquedotto, testimonianza ne sono i vari pezzi presenti vicino a casa Caproni. Il grande ghiacciaio quaternario del Garda, nel suo lento ritirarsi, ha piallato e scavato le rocce, dando origine a queste straordinarie formazioni rocciose. Area picnic nei pressi della casa ex Caproni. Sentiero 667
arriva sulla strada asfaltata, adesso qua proseguiamo a sinistra verso Dosso Grande, ancora un'ora. Dopo una breve camminata sulla strada asfaltata troviamo qua il cartello Dosso Grande, Sentiero della Maestra, e proseguiamo a sinistra. Tutte le rocce di questa zona sono segnate dall'erosione dei ghiacciai proprio dell'era glaciale. Ed eccoci arrivati, finita la salita, cima Dosso Grande, 582 metri, da adesso in poi è tutta discesa. Bene, adesso proseguiamo per Braila, che è a quota 500 metri, per cui abbiamo 82 metri di dislivello in discesa, e lì abbiamo deciso che facciamo una piccola pausa pranzo, ci fermiamo a mangiare un panino. Meritatissimo, eh? Il sentiero incrocia la strada asfaltata e qua proseguiamo a destra e in poche centinaia di metri dovremmo arrivare fino al centro abitato di Braila, al piccolo centro abitato di Braila. Bellissimo paesaggio autunnale, bello bello, bel giretto anche questo oggi, eh? Arrivati nel piccolo borgo di Braila. Qua stanno facendo lavori. Qua in questa vecchia cantina, vecchi attrezzi di una volta, la mola per affilare, vecchissima carriola, ceste, la slitta, gerle. Bene, buon appetito, e questa volta mi sono portato anche gli ovetti soli. Dalla chiesetta di Braila proseguiamo in discesa sulla strada asfaltata fino a che dovremo trovare sul tornante l'incrocio con il sentiero 663 che ci condurrà sul fondovalle. E qua, in mezzo a questi due tornanti, troviamo anche un'antica calchera, che le calchere in passato servivano per fare la calce. E subito dopo la calchera, a questo incrocio, prendiamo a sinistra. Ed ecco qua che dopo 10 minuti di strada asfaltata abbiamo incontrato il cartello DRO, sentiero 667, sentiero per escursionisti esperti. Infatti c'è un tratto da fare bello col cordino. Ecco, l'incrocio qua non è proprio sul tornante, ma sulla strada asfaltata. Proseguiamo e adesso andiamo verso questa zona col cordino. L'H che dà direttamente verso il fondovalle. Ed eccoci qua che siamo arrivati al famoso tratto col cordino, insomma niente di che, sono questi traversine
che aiutano, l'importante è tenersi bene con la mano destra, è un po' scivoloso però, attenzione, però per niente impegnativo. Seguendo, arco cane, guarda qua, con le scalette addirittura. Qua troviamo un altro tratto. Scalette, tacche. Beh, io scendo in avanti, ma insomma, dai, consigliabile anche scendere indietro, Però fattibilissimo. Questa parte del sentiero è quella che la maestra Ketty Tantardini Bombardelli faceva ogni giorno agli inizi del secolo scorso per raggiungere il borgo di Braila, dove insegnava nella scuola elementare. I passaggi attrezzati sono stati aggiunti solo recentemente. All'epoca della maestra Bombardelli, infatti, la leggenda vuole che il marito le andasse incontro tutti i giorni per aiutarla a superare i tratti difficili, addirittura caricandola in una gerla. Il sentiero prosegue in leggera discesa a fianco di questa imponente parete rocciosa. Cartello, qua si continua diritti, anello Garda Sarca, qua lungo le campagne sul fondovalle. Eccoci qua che abbiamo raggiunto il fondovalle, adesso ci aspetta una bella camminata comunque in piano in direzione Riva del Garda fino a raggiungere il parcheggio, fino a raggiungere il borgo di Moletta dove abbiamo lasciato l'automobile. È un bel giro. Sono circa 500 metri di dislivello e a parte quel piccolo tratto con i cordini leggermente impegnativo è veramente un bel giro anche da fare adesso in autunno, pochissima gente, temperatura ideale, perciò comunque da fare, da metterlo in programma. Allora ragazzi, questo video termina qua e mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e allora ciao, alla prossima!